Chiacchiere di pancia, a cura di Chiara De Benedetti. Benvenute e benvenuti a questo episodio speciale di Chiacchiere di pancia. Oggi abbiamo come ospite Martina Marzon. Bene Martina, avevamo paura di impappinarci, ho cominciato io esattamente alla presentazione, va bene così. Allora, Martina è una grande amica, oltre che una collega, e laureata in scienze motorie, e certificata kettlebell trainer, preparatore atletico per la Federazione Italiana Rugby, insomma di qualifiche ne abbiamo abbastanza. Vuoi aggiungere qualcosa in merito alle tue qualifiche, Martina? Mi sono dimenticata. No, assolutamente, anche perché poi contano fino a un certo punto, quindi non c'è problema. Sei molto più skillata delle tue qualifiche, infatti, perché sul campo ti mostri molto. Allora, oggi parliamo di allenamento in generale e in particolare allenamento con diastasi. Martina è la fondatrice di Bilanciere Fondente, che è un blog che si occupa proprio di, chiariscicelo tu, di che cosa... Ma allenamento in generale, quindi parliamo di argomenti relativi alla preparazione fisica, sia per quanto riguarda la preparazione atletica che l'attività sportiva in generale, quindi non solo atleti. Ok, perfetto. Quindi oggi il nostro compito è di iniziare sfatando qualche mito proprio sull'allenamento con sovraccarichi per le donne, perché molto spesso le donne hanno paura di accostarsi all'utilizzo dei pesi perché hanno paura di diventare grosse, no? C'è questa cosa. Esatto, purtroppo. Mettiamo sì. Qualche puntino su lei. Sì, purtroppo ancora oggi c'è molta diffidenza da parte delle donne nell'approcciarsi all'allenamento con i sovraccarichi, perché c'è l'immagine, diciamo, della bodybuilder muscolosa, mascolina, no? Invece non è assolutamente quello che accade quando ci si allena con i sovraccarichi. Quel genere di fisico viene per un determinato motivo, perché loro si allenano esattamente con quell'obiettivo, quindi si allenano in un certo modo, si alimentano in un certo modo, insomma, quello è il loro scopo. Questo non accade se una donna si allena in tutt'altra maniera, quindi sempre con l'utilizzo di sovraccarichi, ma non con lo scopo dell'ipertrofia, anche perché ci sono motivazioni proprio fisiologiche per le quali la donna raramente arriva alle masse muscolari di un uomo. Ci sono motivi ormonali, per esempio il testosterone, che è l'ormone, diciamo, il principale ormone anabolico, che è molto presente negli uomini, nelle donne lo è in dosi molto 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 minori, per cui è proprio fisiologicamente impossibile per una donna raggiungere determinati volumi muscolari. E anzi, sollevare dei carichi ha tantissimi vantaggi, okay, per la salute femminile, dopo magari ne parleremo. Certo, ma per esempio questo fatto che per dimagrire, no, ci sia questo mito, anticipo io che è falso, che per dimagrire sia necessario fare esclusivamente attività aerobica, quindi corse con il tapirulan, tutte queste cose qui? Sì, come dici tu, appunto, è falso. Infatti, diciamo che il dimagrimento avviene principalmente per un bilancio calorico negativo. Quindi vuol dire che quello che assumiamo è inferiore a ciò che bruciamo, quello che consumiamo, no? Quindi c'è un bilancio di introito calorico negativo. Detto questo, quello che contribuisce maggiormente a creare questo deficit calorico è l'alimentazione. Questo non vuol dire che si debba morire di fame, ok? Ma vuol dire che facendosi seguire da un professionista, da un esperto in nutrizione, nutrizionista, eccetera, dobbiamo creare le condizioni adatte, no, per sostenere il nostro stile di vita, l'attività fisica compresa, e creare appunto questo deficit calorico che poi ci permette di perdere grasso e non massa muscolare e farci del male. Alle donne piace tanto fare attività aerobica perché piace sudare, perché ci sembra che sudando e ammazzandoci di attività aerobica in realtà si perda più grasso, ma non è così, perché se poi questa attività rimane sempre la stessa nel tempo, viene fatta sempre nelle stesse condizioni, eccetera, il fisico a un certo punto stalla
e non si migliora più, quindi può andare bene in un primo periodo, ma poi è necessario introdurre altri generi, altri tipi di allenamento. Quindi è necessaria una progressione, insomma, partire magari con cose, sì, cioè partire con volumi bassi e poi piano piano aumentare volume e intensità, quindi farsi seguire. Sì, sempre, esatto, non solo di tipo aerobico, cioè ci vuole, certo, anche altri tipi di allenamento, ci vogliono altri tipi di allenamento. Anche perché poi le donne, l'attività aerobica, soprattutto se prolungata, è diciamo l'attività che fa produrre di più l'ormone del cortisolo, okay, che è l'ormone dello stress, al quale le donne sono molto sensibili. Per cui infatti è risaputo che maratoneti o atleti di sport di endurance hanno altissime diciamo quantità di cortisolo nel loro corpo. Questo alla lunga può essere pericoloso, ok? Infatti può portare alla degradazione del tessuto muscolare, quindi al catabolismo, con un maggiore aumento di rischio di infortunio, osteoporosi, ok? Alcune donne possono incorrere in episodi di amenorrea, oligomenorrea, insomma. Bisogna un attimo, non bisogna esagerare, ecco. Chiaro, quindi non dedicarsi soltanto all'attività aerobica, ma variare, quindi. Esatto. E niente giveaway, niente giveaway. No, non si perde grasso, si perde acqua al massimo, quello che esce non è grasso. Quando bevi praticamente reintegri senza nessun problema. Sì, invece sempre parlando dello stretching e lo yoga, soprattutto che vanno, insomma, a me viene richiesto tantissimo, per esempio, immagino anche a te, che vadano sempre fatti, che siano sempre, diciamo, non per screditare la categoria, ci mancherebbe, no, però assolutamente. chiarire anche questo punto. Sì, allora, come l'attività aerobica, le donne in generale sono delle grandi fan dello stretching e dello yoga. E va benissimo, sono due attività splendide, ma come tutte le attività vanno svolte in modo appropriato, ok? In modo equilibrato. Quindi eccessive quantità di allungamento, di esercizi di mobilità, eccetera, possono, dico sempre eccessive, quindi parliamo di dosi molto elevate, quindi non è la mezz'oretta di stretching che faccio in palestra dopo gli allenamenti, eccetera, può diciamo portare a un'eccessiva flessibilità, un'eccessiva mobilità e allungamento delle masse muscolari e delle articolazioni. Ricordo che ci sono articolazioni che hanno bisogno di mobilità e altre che hanno bisogno di stabilità, come per esempio l'articolazione della spalla, che di per sé è molto fragile, ok? Quindi se portato all'estremo può avere degli effetti collaterali che non sempre vanno bene. Inoltre, ricordo che né lo stretching né lo yoga hanno alcun tipo di impatto sulla composizione corporea. Quindi a livello fisico, di quantità di massa magra, massa grassa, eccetera, non hanno alcun tipo di impatto. Mentre invece i pesi, da questo punto di vista, sull'allenamento con sovraccarico, è Assolutamente più sì. efficace, no? Infatti. Assolutamente sì, diciamo che insieme a magari allenamenti ad alta intensità, sempre programmati nelle giuste proporzioni, l'allenamento con i sovraccarichi è uno degli allenamenti, se non l'allenamento, che ha più impatto sulla composizione corporea, perché va a aumentare la massa muscolare in maniera, diciamo, non esagerata, chiaramente. E così facendo aumenta il metabolismo basale, aumenta la densità ossea, quindi riduce il rischio di incorrere in osteoporosi, magari una volta che siamo in menopausa, ok? E anche dal punto di vista estetico ha notevoli vantaggi, perché il muscolo è più asciutto del grasso, quindi anche visivamente avremo un aspetto più tonico, che è come dire, più bello da vedere, più rotondo, più affusolato, ok? E quindi sicuramente esteticamente ci vedremo anche meglio allo specchio. Quindi l'allenamento con sovraccarichi e con pesi è raccomandabile, soprattutto proprio per questo Assolutamente mantenimento della densità ossea, che è un problema, appunto, come hai detto tu, che sì. Assolutamente sì. corrono
le donne quando, in caso di, quando si arriva alla menopausa, quindi insomma è sì, una cosa non solo, sì, è l'unico diciamo, sistema di prevenzione naturale dell'osteoporosi. Infatti anche gli astronauti, per esempio, quando sono nello spazio, che per mancanza di gravità rischiano di sviluppare osteoporosi, okay? Persino loro hanno trovato il modo di svolgere degli allenamenti con dei sovraccarichi legati, perché sennò chiaramente flutterebbero per la navicella, quindi hanno creato dei marchingegni incredibili, però si sottopongono a allenamento con i pesi proprio per questo motivo, per non sviluppare osteoporosi. Addirittura viene consigliato, vengono consigliati gli esercizi ad impatto, magari non con le donne già in menopausa, che magari possono essere più a rischio infortunio, soprattutto per quanto riguarda gli infortuni alle ginocchia, ok? Uh-huh. Ma in donne in premenopausa, donne giovani, eccetera, è consigliato per esempio farle saltare anche, perché l'impatto appunto crea uno stress sulle ossa, sulle articolazioni, eccetera, che in realtà poi le fa irrobustire, ok? Quindi questo poi alla lunga, quando saremo in menopausa, che non produrremo più gli ormoni, ci permette di contrastare appunto gli effetti negativi di quella situazione. Ottimo, ottima informazione, questa è veramente molto importante. Assolutamente. E senti, invece, la domanda delle domande, che smaltire la pancetta, quanti addominali devo fare? Nessuno, nel senso che... Ottima, bellissima notizia. Allora, no, non serve fare tanti addominali, perché innanzitutto il dimagrimento localizzato non è stato provato da evidenze scientifiche, ok? Quindi ancora non si è trovato il modo per smaltire solo il grasso localizzato in alcune zone. Quindi, purtroppo sì. Quindi, se dobbiamo dimagrire, dobbiamo perdere la pancetta, dovremo dimagrire in tutto il corpo. Quindi, se abbiamo una predisposizione genetica a accumulare grasso nella pancia, piuttosto che nei fianchi o nelle cosce, nel sedere, eccetera, probabilmente quando andremo a dimagrire, dimagriremo prima nelle altre zone e per ultime in quelle zone lì. Poi le donne hanno anche una predisposizione genetica in genere per i fianchi, le cosce, e questo ha diciamo, delle motivazioni di tipo evolutivo, no? Perché essendo che dobbiamo portare, siamo create per portare avanti una gravidanza, il fatto di avere delle scorte, diciamo, di grasso in quelle zone, diciamo, ha dei vantaggi poi per appunto per portare a termine la gravidanza. Detto questo, bisogna stare a dieta e allenare tutto il corpo, perché allenando tutto il corpo si bruciano più calorie e quindi alla fine insomma si dimagrirà anche in quelle zone. Esce fuori la tartaruga, che abbiamo tutti tra l'altro, no? Solo che a volte è coperta da strati di grasso più o meno evidenti. Va bene, bisogna dire anche che Martina ed io abbiamo uno scambio molto intenso di messaggi delle pubblicità dei vari marchingegni elettronici che vengono appunto pubblicizzati, e possiamo dire che insomma ecco, possiamo farne a meno tranquillamente, ecco. L'importante è allenarsi, non affidarsi, mangiare bene, allenarsi, muoversi, mangiare bene e allenarsi. Per andare proprio nello specifico, raccolte tutte queste informazioni, in caso di diastasi, tu ed io abbiamo seguito dei casi insieme, abbiamo avuto delle allieve, ancora le seguiamo, che hanno fatto sia programmi insomma di trattamento della diastasi che poi allenamenti integrati. In questo caso, quali sono i consigli che possiamo dare, che puoi dare alle persone che abbiano una diastasi e comunque si vogliano allenare, diciamo? Allora, sicuramente come prima cosa rivolgersi a un professionista esperto in diastasi come te, il quale ci aiuterà le persone a diciamo a scegliere gli esercizi migliori e guiderà la persona, diciamo, nel percorso di guarigione. Quindi non inventarsi nulla, non informarsi su internet, insomma, sempre fonti accertate.
Detto questo, sicuramente sono da evitare i vari crunch, sit-up, tutte quelle che sono le flessioni addominali, perché come tu mi insegni andrebbero soltanto a peggiorare la diastasi, perché andrebbero a separare ulteriormente i retti dell'addome. Più eseguiti, più diffusi e più pubblicizzati. Purtroppo sì, oltretutto hanno ormai è stato provato che ripetute ripetizioni di questo tipo di esercizio possono alla lunga provocare anche dei danni alla colonna vertebrale, quindi andrebbero proprio eliminati dal repertorio degli esercizi, ok? Insieme a crunch e sit-up sono da evitare le varie rotazioni del busto, ok? Perché anche quelle, come tu mi insegni, andrebbero a aumentare la separazione dei retti, l'utilizzo di sovraccarichi pesanti perché andrebbe ad aumentare la pressione intraaddominale e quindi a potenzialmente aumentare la separazione dei retti, la manovra di Valsalva che chi solleva pesi conosce benissimo, che consiste in un particolare tipo di respirazione che ha proprio come obiettivo aumentare la pressione intraaddominale attraverso, diciamo, la ritenzione di aria nell'addome. Che per sollevare pesi va benissimo, anzi è super consigliata, ma nel momento in cui c'è una diastasi e la vogliamo risolvere è da evitare. Ultimo, poi mi sembra di aver detto tutto, vari esercizi da prone, cioè vuol dire a pancia in giù, quindi per esempio i piegamenti sulle braccia, perché chiaramente per gravità diciamo, gli organi interni andrebbero a pesare appunto su questo tessuto connettivo che è già, diciamo, assottigliato, per cui rischieremmo di assottigliarlo ulteriormente. Mi sembra di avere citato tutto. Quando in genere si dice questo, la risposta è vabbè, allora che faccio? Come se fossero esercizi, no? Mentre invece le attività aerobiche, vabbè, le abbiamo visto, l'utilizzo di sovraccarichi comunque anche leggeri, integrati, poi diciamo con gradualità, insomma, non è che non si può fare più niente, bisogna avere chiaramente una cortezza particolare perché l'addome lavora in tutto e lavora sempre quando ci alleniamo. È proprio per questo, proprio perché lavora sempre, sarai d'accordo con me che non è necessario buttarsi per terra a fare 300 milioni di crunch e di sit-up, perché comunque in una seduta di allenamento magari l'addome ha lavorato e quindi si è... Assolutamente, anzi guarda... Abbiamo detto che non esce così, quindi non c'è assolutamente, bisogno. Esatto, l'addome è il nucleo del corpo e serve a connettere la parte superiore del corpo con gli arti inferiori e serve a trasmettere le forze che si creano tra queste due aree, quindi la funzione dell'addome è quella di stabilizzazione e di trasmissione di forze, per cui la flessione dorsale, la flessione del busto non ha niente a che vedere in realtà con quella che è la funzione reale dell'addome, che poi a noi ci piace vedere la tartaruga per andare in spiaggia è un altro conto, ma non ha niente a che vedere con la funzione appunto degli addominali, ecco. Che poi la tartaruga si fa a tavola fondamentalmente, insomma, con una corretta alimentazione, esatto. Assolutamente. Ma per rendere un allenamento quindi completo ed efficace, hai qualche consiglio da darci? In generale, ok, quindi parliamo di linee guida generali per una donna in salute, ok? Beh, innanzitutto rivolgiti sempre a uno specialista, che vuol dire un laureato in scienze motorie o che abbia delle certificazioni equivalenti rilasciate da enti riconosciuti. Questo lo dico perché, come tu ben sai, nel nostro settore c'è un po' una giungla da questo punto di vista, quindi per proteggere la categoria ci tengo a raccomandare questo, e non solo per proteggere la categoria, ma per proteggere anche gli utenti, ok? Chi Chiaro. Si affida, perché affidarsi a una persona incompetente in qualsiasi settore può essere pericoloso. Quindi farsi fare assolutamente un programma personalizzato che tenga conto delle varie eventuali problematiche, come per esempio la presenza di una diastasi. E in generale direi di includere assolutamente dai 2 a 3 allenamenti alla settimana con i sovraccarichi, ok? Quindi con dei pesi, appunto per quello che dicevamo prima, perché hanno un impatto molto alto sulla composizione corporea, sul metabolismo e appunto sull'aspetto estetico. Quindi in generale prediligere
l'intensità al volume, quindi abbandonare i vari pesetti da un chilo e fare migliaia di ripetizioni perché non otterremo niente. Semmai nel primo periodo un tipo di resistenza muscolare assolutamente inutile a scopi funzionali e eventualmente un po' di ipertrofia a livello locale, quindi se facciamo bicipiti magari ci verrà un po' il bicipite un pochino più grossetto in un primo periodo, ma poi finirà anche quell'effetto lì. Quindi usare dei pesi che per noi sono impegnativi, che non vuol dire che debba essere 100 kg, ma se per me 30 kg sono impegnativi, userò 30 kg, poi con il tempo magari migliorerò. Oltre alle sedute con i sovraccarichi, posso integrare con, anche lì dipende sempre dall'obiettivo, però se l'obiettivo magari è perdere peso, prediligere allenamenti ad alta intensità, quindi una, massimo due allenamenti a settimana, soprattutto in un primo periodo, perché è un allenamento intenso che richiede un po' di adattamento, e poi eventualmente posso aggiungere anche dell'attività aerobica, che se fatta con moderazione ha degli effetti positivi, dei benefici importantissimi. Per esempio, fare una bella camminata mezz'ora, 40 minuti, va benissimo perché aiuta la circolazione, abbassa i livelli di stress, ossigena, quindi va benissimo. L'importante è non fare solo quella, non fare camminate di 3 ore tutti i giorni, perché allora lì avrebbe l'effetto contrario. Poi, se siamo in presenza di diastasi, innanzitutto rispettare il tempo prescritto di astensione dall'attività fisica, perché appunto è un periodo in cui è necessario che i due eretti, tra virgolette, guariscano, ok? Quindi si riformi il tessuto connettivo, quindi è importante rispettare quel periodo. Dopodiché, gradualmente, quando riprenderemo ad allenarci con le dovute accortezze, indossare sempre la fascia. E niente, poi ogni tanto rilassarsi anche un pochino, concedersi qualche momento di relax per abbassare un po' i livelli di cortisolo e stare bene in generale. Infatti deve essere presa anche, diciamo, come una sorta di cosa positiva, cioè non perché te l'ha ordinato il dottore, ma perché comunque, no, una coccola che ti concedi del tempo per te, per esempio. Esatto. Spesso e volentieri le donne sono molto zelanti quando gli viene prescritto un programma allenamento e sembra che se non eseguono tutti gli esercizi alla perfezione, se saltano l'allenamento, si stressano ancora di più perché oddio, non ho fatto quello che dovevo. In realtà bisogna prenderla un pochino più con leggerezza e divertirsi. Non è lo scopo, infatti questo diciamo, introduce anche il discorso dell'importanza dello stile di vita, no? Comunque uno stile di vita che debba essere, cioè tutto deve rientrare, diciamo, in un grande progetto, non è l'allenamento in sé che fa la differenza, sicuramente l'allenamento in sé fa la differenza, ma poi ci sono 24 ore della giornata che hanno la loro importanza. Assolutamente, perché anche dovessimo allenarci 3 ore al giorno, che è tantissimo, ok? Quindi non avviene quasi mai per una persona comune, diciamo, non atleta. Ci sarebbero comunque 21 ore al giorno, ok? Ancora da riempire, no? Rimarrebbero queste 21 ore al giorno. Per cui capiamo quale piccolo impatto possono avere quelle 3 ore nell'arco di una giornata, per poi, se poi le moltiplichiamo nel corso di una settimana, di un mese, di un anno, ok, capiamo quante ore in realtà rimangono a disposizione e quanto impatto possono avere, no? Quindi è importante che anche in quelle 23 ore che ci rimangono fuori dall'allenamento, cerchiamo di fare del nostro meglio per diciamo, aiutare il nostro corpo e noi stesse per stare bene. Quindi cercare di non passare troppo tempo seduti o se per cause lavorative ci dobbiamo stare, cercare comunque di alzarci spesso, mantenere una postura corretta quando siamo sul posto di lavoro, dormire a sufficienza, bere, idratarsi, non esagerare con l'alcol, con il fumo. Com'è? No, dicevo bere acqua, perché ogni volta che io dico ai miei allievi, mi raccomando, bevi, devo sempre sottolineare.
Sì, effettivamente, guarda, parli con una veneta, per cui figurati se non devo specificare. Limitare bere alcol. Esatto, limitare l'alcol, gli stravizi, i dolci, le cose salate, cioè insomma dare un occhio al quadro generale e non focalizzarsi sul dettaglio, sull'integratore, la pozione magica, la crema costosissima o che ne so, l'intolleranza e ai fichi secchi, non lo so, cioè proprio quelle cose che si vanno ogni tanto a dire, ah no, ma io ho saputo che sono intollerante a quella cosa e poi dopo sappiamo che non dormi, fumi, bevi, e, cioè insomma, no? Certo. Certo, è una questione di buon senso. Sì, infatti, questione di buon senso, soprattutto di non credere ai miracoli, perché nell'attività fisica comunque i miracoli non esistono, e si tratta di costruire giorno per giorno, sia attraverso l'allenamento che attraverso lo stile di vita. Quindi tutte queste pozioni magiche che girano, le diete miracolose, gli attrezzi, elettrostimolatori. Elettrostimolatori, insomma, attenzione, ecco, di non, in realtà un bel fisico funzionale e anche esteticamente piacevole lo costruiamo con il giorno per giorno, insomma, giorno dopo giorno. Quindi esatto. Bisogna fare molta attenzione. E in generale sempre rivolgersi comunque a persone, a professionisti in tutti i campi, in tutti i settori, nel nostro sicuramente, ma anche nell'ambito della nutrizione, insomma, è assolutamente fondamentale. Martina, se qualcuno volesse, diciamo, seguirti e se volesse avere, so che tu ti occupi anche di programmi di allenamento online, cioè che segui le persone a distanza. Sì. Che fai delle schede che poi vengono genericamente distribuite, come possono fare? Allora, innanzitutto invito tutti a leggere gli articoli pubblicati sul mio blog, che si chiama Bilanciere Fondente, bilanciere scritto con la I, mi raccomando, e, appunto, che è www.bilancierefondente.it, ok? Così capite un attimo gli argomenti di cui che trattiamo, ok? Dopodiché, se siete interessati a farvi seguire anche a distanza, potete contattarmi o tramite email all'indirizzo bilancierefondente@gmail.com oppure sui miei social. Su Instagram mi trovate tramite il mio nome, Martina Marson, o Marti Wonder Power, è il mio nickname su Instagram, esatto, Facebook, quello che volete. E niente, poi da lì parte, diciamo, l'iter. Io di solito sono abituata a fare delle videochiamate, quindi un'anamnesi preventiva in cui ci vediamo, mi faccio mandare delle foto, ci sentiamo costantemente tramite WhatsApp, telefonate, messaggi vocali e quant'altro, quindi l'assistenza. Anche se siamo a distanza, cerco comunque di mantenere un rapporto molto, molto stretto con le persone che seguo. E poi niente, periodicamente viene aggiornato questo programma allenamento e si prosegue nel percorso. Perfetto, quindi avete tutti quanti i riferimenti per rintracciare Martina. Se volete, se questo episodio vi è piaciuto e vi ha aperto, vi ha acceso delle lampadine e volete in qualche Non ti modo. sento più, Chiara? Ok. Ah, adesso ti sento. Perfetto. Allora, stavo dicendo semplicemente che se volessero volessero rivolgere ulteriori domande successivamente a questo episodio, se si fosse accesa qualche lampadina, ci fosse qualche dubbio, possono anche scrivere alla casella email chiacchieredipancia@gmail.com. L'episodio sarà anche su YouTube, quindi Martina sarà, potrete vedere anche le nostre fantastiche facce, la mia soprattutto, e quindi attendiamo i vostri riscontri. Martina potrà essere presente anche in altri episodi, se ci fossero altri argomenti che possano sollevare il vostro interesse, noi siamo a vostra disposizione. Quindi grazie Martina, grazie mille Grazie. per averci fatto Piacere. compagnia. E ci sentiamo presto e attendiamo i vostri riscontri. Ciao! A presto. Ciao. Chiacchiere di pancia, a cura di Chiara De Benedetti.